Io dico le cose e poi le mantengo, nel senso non faccio grandi proclami, però con le tappe prestabilite arrivano gli atti. Ha esordito così il sindaco di Fano Massimo Seri, che ha annunciato l'approvazione da parte della giunta comunale del progetto definitivo per il dragaggio del porto di Fano, che continua ad essere una vera e propria emergenza. Si tratta di 25.000 metri cubi di fanghi da riversare in mare al largo di Ancona, per un costo totale di circa 800.000 euro finanziati dalla Regione Marche. Ma non è tutto così semplice, ha specificato il primo cittadino, perché la parte burocratica non termina qui. Infatti, per l'avvio ufficiale dei lavori sono necessarie ulteriori autorizzazioni da parte della Regione insieme al CNR. Ovviamente c'è una seconda parte che prevede un ulteriore dragaggio e il trasferimento dei fanghi stoccati in cassa di Colmate, dove noi abbiamo altri 45.000 metri cubi di spazio dedicato al porto di Fano e in questo momento stanno facendo i carottaggi, quindi quando avremo l'esito da ARPA, ma anche sui valori e sulla fascia di fanghi nel darsene, anche lì pensiamo di poter fare un dragaggio di altri 19-20 mila metri cubi, quindi diventa un dragaggio importante, una risposta importante. Ma noi guarderemo avanti, perché fino ad oggi sono stati eseguiti solo dragaggi di emergenza, ha detto. Per questo, secondo il sindaco, è necessaria una legge regionale. Dobbiamo fare in modo che la regione faccia una legge speciale per i dragaggi strutturali dei nostri porti e poi si faccia un consorzio, come avveniva in passato, dove c'era una draga e si faccia manutenzione ordinaria tutti gli anni. Questo è il vero obiettivo che noi dobbiamo perseguire. Questo, ha detto Seri, darà una risposta alle attività della pesca, della cantieristica e del turismo, risolvendo il problema di sicurezza e di incolumità delle persone. Intanto proseguono i lavori di asfaltatura delle strade comunali. Oggi è stata la volta di Viale Ruggeri, la più danneggiata a causa del maltempo dei mesi scorsi, che si è abbattuto su tutta la costa. Dopo le mareggiate ha avuto problemi, quindi l'asfalteremo per quasi più della metà e l'altra parte verrà un po' fresata, risistemata, quindi anche Viale Ruggeri tornerà a vecchio splendore.